Mi aggiro taciturno per questo luogo a me sconosciuto. Vediamo cosa posso trovare aprendo una porta in questo ambiente misterioso, a me totalmente oscuro. Vediamo quali passi mi condurranno. Non so ancora in quale luogo mi porteranno. Intanto continuo. Perlustro, mi guardo intorno. Apro lentamente una porta. No, non sto sognando. No. Assolutamente no, non sto sognando. Ci sono dei ferri, c'è una poltrona, c'è uno spazio. Io procedo, procedo. Ecco, altri ferri, sono bisturi, trapani, piccole forbici taglientissime, ma io non sto sognando. È uno studio dentistico. Fra poco saprò quanti denti mi rimangono. E intanto tu mi guardi. Fuori di qui è notte e sta pure piovendo. Non so se rimanere in questo studio o allontanarmi nella notte. Certo, la strada è buia e io non so dove mi porti. Non so dove mi porti la strada buia, eppure non è un sogno. Eppure, non è un sogno. Sto andando questa notte, non so dove, eppure non è un sogno. Poco fa ero nello studio, non c'era nessuno, potevo starci ancora un attimo, ho preferito uscire. Io preferisco sempre uscire. Ho preferito uscire perché non so fare altro che preferire di uscire. Eppure la notte mi conduce in questa strada che non conosco, come del resto non conosco, non conosco. Eppure non è un sogno. No, non è un sogno. No, non è un sogno.